Mamma, che cosa stanno mangiando? Stanno mangiando del riso. E cos'è il riso? Sono i semi della pianta del riso, un cereale molto popolare e diffuso in tutto il mondo. E come si fa a fare il riso? Il riso è una pianta molto particolare. Ci sono diversi modi per coltivarlo. In ogni caso, serve molta acqua, che di solito scorre piano piano in uno strato di pochi centimetri sui campi, chiamati appunto risaie. L'acqua si scalda con il sole e tiene al caldo di notte le piantine delicate, che altrimenti da piccole avrebbero un gran freddo. Per creare le risaie è necessario mettere la terra perfettamente in piano. Si usano trattori molto potenti con grandi lame, che per stare nella posizione più corretta impiegano un raggio di luce rossa, il laser. Poi, per coltivare il riso, ogni anno i trattori devono prima arare la terra e poi, con uno speciale attrezzo, la rendono soffice per far nascere e crescere bene le piantine, ma compatta sul fondo per mantenere il più a lungo possibile l'acqua sui campi. A questo punto le risaie vengono ricoperte di acqua e la terra diventa fango. Allora, per seminare e dare il concime, che è il nutrimento delle piantine, sui trattori vengono montate delle ruote speciali strette e con le punte, che tagliano lo strato di fango e si appoggiano sulla terra dura compattata con l'aratura. Poi si aspetta che le piantine nate crescano con l'energia del sole e l'aria respirata, in modo da maturare bene. A questo punto si toglie l'acqua e si entra per la raccolta con le mieti trebbiatrici, che raccolgono le spighe e separano i chicchi. Infine, i chicchi vengono raffinati, diventano bianchi e sono pronti per essere cotti e mangiati. Yuppi! Ho capito tutto! Allora vado ad arare un po'.